ma loro che hanno avuto una forte maggioranza, una forte investitura da parte del popolo italiano, sono andati in crisi perché la loro maggioranza non era omogenea, perché Fini fu costretto a stare dentro un partito e se non stava in quel partito non poteva stare in coalizione e rischiava anche solo la rappresentanza parlamentare. Questa legge elettorale va cambiata, va restituita ai cittadini la possibilità di scegliere i deputati, i partiti, le coalizioni omogenee che poi li governeranno. È necessario questo intervento. Noi chiediamo a tutte le forze politiche. Non vogliamo fare la legge elettorale contro nessuno. Vogliamo una legge elettorale che faccia davvero da arbitro nella vita del Paese in questo momento e che assicuri rappresentanza e governabilità. Non abbiamo paura di andare a votare, voglio dirvelo con molta... So che quest'estate il sentimento contro il quale abbiamo dovuto lottare un po' di più quando ci siamo incontrati. Non pensiate che la nostra richiesta di cambiare la legge elettorale sia dettata dal timore di andare a votare a novembre o a dicembre. È il senso di responsabilità che ci ha chiesto un momento di riflessione in un paese che in 6 anni rischia di votare per la 3ª volta. In 6 anni non ci sono precedenti in altri paesi europei se non alla vigilia di crisi che sono state devastanti e la memoria deve andare addirittura prima della 2ª guerra mondiale. Non ci sono precedenti, ma non abbiamo paura di andare a votare. Se Berlusconi e Bossi ci vogliono portare a votare, come hanno detto stasera a dicembre, stiano pur tranquilli che troveranno un partito democratico forte e determinato a dimostrare agli italiani che non possono dare per la 3ª volta la fiducia a chi ha ridotto il paese in questo modo. Non abbiamo nessun timore perché ci chiediamo qual è il bilancio di questi 2 anni. Berlusconi avrà il coraggio di andare davanti a qualunque uomo e donna di questo paese, che sia un poliziotto, un insegnante, un medico, un imprenditore, un artigiano, avrà il coraggio di andargli a chiedere o a dirgli che cosa ha fatto per lui? C'è un italiano che può dire di aver avuto un vantaggio in questi 2 anni? C'è un imprenditore che sta più tranquillo? Un giovane che ha trovato lavoro? Una famiglia che sta meglio? È stato un fallimento assoluto su tutto il versante del governo. Il paese è indebolito da tutti i punti di vista, esposto anche al dileggio come quello che abbiamo visto con la visita di un grande statista come Gheddafi. E questa è la situazione dell'Italia oggi. Potrà portare un bilancio positivo? E la Lega che spinge per andare a votare avrà il coraggio di presentarsi al popolo del Nord e dire che ha fatto il federalismo? Dovrà avere la vergogna di dire che ha sostenuto il governo più centralista della storia della Repubblica, quello che ha umiliato come nessun altro le autonomie locali, le regioni, sindaci e presidenti di provincia. E che soprattutto, come mi ha detto il presidente della provincia di Varese l'altra sera, quando gli ho detto: ma perché sostenete il processo breve, che è una vera e propria amnistia? Come vi giustificherete sul piano della sicurezza con i vostri elettori? Ho capito. Sempre naturalmente perché sono bella, ma insomma il resto è una conseguenza. E allora, riprendendo quella messa là di Parigi, gli ho detto: mi dovrai spiegare che cos'è la messa, cioè l'amnistia, e Parigi che non vedrai mai, perché il federalismo, se vai avanti così, non l'avrete mai, perché non potrete mai avere un federalismo che divide il nostro paese e non ci saranno mai le risorse per fare il federalismo che volete voi. E quindi anche la Lega non so con quali bilanci si potrà presentare. E penso anche che sia finito il tempo nel quale la Lega continui a cavalcare le paure, perché gli italiani lo hanno capito, che di paure non si vive, si ingrassano soltanto le forze politiche irresponsabili.
e non si potrà vivere neanche più dei sogni del prestigiatore, dei suoi giochi che non sono più credibili. È il tempo delle forze responsabili, quelli che hanno classe dirigente, idee, programmi, ma soprattutto amore per il proprio paese, che fanno politica non per sé, non per i propri affari, non per la propria famiglia, non per i propri interessi, ma per il proprio paese, per il bene del proprio paese. È per questo che noi siamo fiduciosi e stiamo lavorando per costruire un'alleanza grande, un'alleanza omogenea però, che sappia riconoscersi in un programma di governo, per non ripetere gli errori del passato. Io non ho proposto nessuna alleanza con Fini, anche se tutti i giornali hanno lo scritto, non so basandosi su quali parole, però come Bersani ritengo, lo ha detto anche ieri sera, che se c'è qualcuno che vuole attentare alla Costituzione, noi dobbiamo dialogare con tutti coloro che non vogliono sfregiare la Costituzione di questo Paese, che è la ricchezza più grande. E se Berlusconi ci porta a votare presto, ci porta a votare non perché ha un buon bilancio o un buon programma, ma solo perché vuole più potere per sé e perché lo vuole scambiare con la divisione del Paese. Noi non glielo consentiremo. Siamo pronti e saremo pronti in Parlamento a continuare la nostra opposizione, a incalzare perché si facciano nuove regole, nuove leggi elettorali, ma se tutto questo non sarà possibile, noi siamo pronti ad una campagna elettorale che riporterà il Partito Democratico e il centro-sinistra al governo del Paese. E lo faremo con un grande senso di responsabilità, perché è l'inizio di una nuova fase, quella nella quale l'Italia ritroverà se stessa. Grazie a tutti voi che ne sarete protagonisti. Buon ballo, grazie.